Cosa? Niente, siamo online. Ah, Ok. Che ok. c'è? Panico, paura, panico, paura. Ciao, ciurma! Oh, bentornati, benvenuti, signore e signori. Benvenuti su Club Pirata, la nostra piccola imbarcazione sexy, morbida e, boh, così, tranquilla in questo mare di disagio e Mamma mia, che perversione. disagio. Ciao amici, come andiamo? Oh, oggi è primo maggio, oggi stavo raccontando Oh, che ah, cazzo. devi levare l'audio. Ciao a tutti ragazzi. Oggi stavo raccontando che dovrebbe esserci il concertone per le città, dovrebbe esserci anche il concertone a Roma, però niente, chissà come mai abbiamo perso tutto quanto. Non ce ne siamo accorti, lo stiamo facendo senza di noi. Lo stavano facendo senza di noi, che Sicuro. infami Usciamo, bastardi. andiamo, raggiungiamo. Usciamo, andiamo al concertone. Mo, mentre arrivano le persone, ve la canto io una canzone così, proprio quelle puzzone con i piedi sporchi di vino del concertone del primo maggio, dei fracchettoni Io del non ho mai cazzo. avuto i piedi sporchi di vino al È perché si concertone vede che del non primo. hai fatto il concerto del primo maggio A come si voi che l'ho deve. fatto? Beh, forse sì, forse È no. perché è quello, capito, che manca, c'è bisogno di. C'era uno che ha scritto che si doveva sposare oggi, Ti dovevi uno. sposare oggi? E c'è gente che si lamenta di non andare bene. Che cosa devastante. Transessuale, giustamente. Dopo Transessuale. metrosessuale. Cioè, transessuale. Poi c'è. Poi c'è aerosessuale. Facciamo questo, va. È una notte senza luna, ubriaco canta amore la fortuna. Senza vento e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempio da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, l'altro dice non è nessuno. La gente distrae, la stessa del lieto fine. Alcuni sono le cose, non mi ricordo più gli accordi, qualcosa del genere. Va bene, così, giusto a cazzo di cane per riportarci nello spirito del primo maggio. E vabbè, dai, mettiti le cuffie, mettiamo un po' di musichetta e andiamo a cazzeggiare insieme oggi, ma ci facciamo compagnia. Allora, aspetta. Wow! Aspetta, metto a fuoco, mi sa che non ho a fuoco. Ecco, perfetto, signori, perfetto. Ciao, signori, ciao, bentornati. Vabbè, non lo so, mi sentivo di doverlo fare, anche perché oggi vi ho raccontato con le storie di Instagram una mia storiella legata al primo maggio. E a te te l'avevo già raccontata. Sì, La lo so, lo racconto so. anche a loro perché, insomma, io ci sono molto, molto legato. Cioè, in pratica, ragazzi, io un anno ero piccolo. Guarda, ricostruendo la storia, penso che io facessi il terzo superiore. E questa amica mia che era venuta in questa scuola a Taranto, ma era originaria di Pomarico, quindi insomma, abbastanza sperduta. Ma Pomarico dove sta? E Me Pomarico l'hai è, già spiegato, se ma non non me lo erro, ricordo. aspetta, non farmi dire Metti Google cazzate, ma Maps. dovrebbe essere in Basilicata, aspetta, vediamo. Ok. Maps, Cioè, nel senso, adesso mi ammazzano. tu ne parli come se fosse Pomarico. un posto famoso, ma No, Pomarico non. non è famoso per un cazzo. È parzialmente nuvoloso a Pomarico. Però vedi, manco Google Maps ci sa. Matera, in provincia di Matera. Quindi pensa tu. Sì, è bello lontano da Taranto, però c'era questa ragazza che era venuta nella nostra scuola. E quindi, vabbè, lei ci fa: oh, dobbiamo andare. Sì, bravo, in Matera, vedi, hanno studiato. Noi stiamo organizzando, fa questa ragazza, un viaggio al primo maggio di Roma, il concertone, una figata, devi venire assolutamente. Io dico, vabbè, dai, vengo. Convinco un amico mio. E quindi niente, rimaniamo che ci saremmo visti quella mattina per andare a Pomarico in treno. Poi, capito, era un'avventura. Dovevamo andare in Pomarico, sperduto in culo al mondo, passare la notte là, il giorno, cioè la notte, proprio notte notte, sarebbe partito questo pullman e saremmo arrivati di mattina presto a Roma. E io faccio, dai, che figata, dai, dai, dai. Insomma, la mattina vado da questo amico, citofono, e lui mi fa: guarda che mio padre ha scoperto che fumo e mi ha messo in punizione. Non Brutto posso quando ti mettevano venire. in punizione. Brutto quando mi metti. Però ecco, me ne ero andato in paranoia. Perché cazzo, cioè, se mi levi l'amico con cui devo andare, cosa faccio? Era un viaggio lunghissimo. Cioè, era un bordello. Tra l'altro, arrivato a Pomarico, io dovevo stare una giornata senza fare un cazzo. Poi dormire lì dove capitava. E di no, proprio notte, notte, sarebbe arrivato sto pullman. Come cazzo faccio? Vabbè, decido di andare comunque da solo. Sì.
Mi sono fatto una giornata a Pomarico. Quello che avrebbero fatto tutti. Mi ricordo ma di tu aver... lo sapevano che eri da solo. Lo stanno farmi, scoprendo adesso. Non farmi dire cazzate, non sono sicuro della cosa. Però vabbè. Insomma, sono arrivato a Pomarico. C'era questa atmosfera particolare, surreale, che io proprio non... Miseria, tra poco la barba prende vita, lo so, raga. Sta... no, sto resistendo a non tagliarmela per sta fatto della quarantena, ma vi giuro che è difficile, perché adesso inizia veramente a assumere le sembianze di tentacolari. Ma anche perché tu te la tocchi. Lo so, ma è più forte di me, non riesco a non toccarla. Guarda che bello, a me non mi è mai capitato di averla. Guarda, se faccio così cosa succede? Non mi è mai successo. Comunque, vabbè, è successo che comunque Pomarico, insomma, passo la notte là. Mi ricordo di aver passato praticamente tutta la serata nell'arci di Pomarico, quasi dormito sul tavolo da biliardo che c'era là dentro, scomodissimo tra l'altro. Poi, vabbè, a un certo punto arrivo a Roma. E... mi sono ritrovato a Roma, non mi ricordo bene come sia successo. E vabbè, niente, ho passato una giornata con persone che non conoscevo bene, però mi sono stradivertito, è stata una bomba. Poi tra l'altro col fatto che ero da solo, quando siamo entrati nel concerto, che sai che c'è il bordellaccio, io non avevo questi vincoli di stare con un gruppo, dover strattonarmi, eccetera. Quindi sono riuscito in qualche modo ad arrivare fino a sotto al palco. Ricordo che quell'anno, tra l'altro, c'era Capossela che stava suonando. Come si chiama? Vino Vinocolo dell'album Marinai, Profeti e Balene. Ed era vestito col Mammutones. Perché era vestito col Mammutones? No, forse non era Vino Vinocolo. Ah, il ballo di San Vito. Stava suonando il ballo di San Vito ed era vestito col Mammutones. Perché non so se sai che Capossela molto spesso faceva i concerti con l'abito del Mammutones. Mi sa che gli hanno dato pure la cittadinanza. Sardegna? Sì, sì, era Sardegna. Ok. Comunque. C'è un paese che si chiama San Vito in Sardegna. No? Forse per quello. Anche se San Vito so che l'ha scritta in Salento. Perché vabbè, sì. Io sono andato un paio di volte, ce l'ho conosciuto Capossela, ho conosciuto l'amico che era lì quando lui ha scritto la canzone e mi ha detto che è in Salento. Però lui si incazza se dici che quella è una taranta. Ah sì, me l'avevi detto. No, comunque vuole. Oggi è Sant'Efisio per tutti i sardi, Efisio. Auguri. Sant'Efisio. Se avete un gatto o un animale, Efisio penso che sia il nome più bello del mondo. No, non sto Fisio dicendo che se vi chiamate bellissimo. Fisio dovreste essere degli animali, sto solo dicendo che è un bellissimo nome per... Vabbè, e comunque su quel discorso, insomma, sono arrivato al concertone del 1° maggio, mi sono divertito da morte e io quell'anno dissi, ok, tra l'altro mi ricordo che stavo sotto al palco ed era tutto surreale, cioè c'era questo tizio che aveva una bottiglia di vodka e mi fa, oh, vuoi un po' di vodka? Dai! E c'era... Mi sentivo, capito? Mi sentivo parte di questo collettivo immenso che era Piazza San Giovanni. Ed era bellissimo, vabbè. Insomma, vabbè, mi sono divertito da morire. Tra l'altro, quella sera io ho fatto un ritorno in pullman, perché il pullman partiva all'una di mattina. Sono un sacco di sardi, passavo un sacco di sardi. buon Sant'Efisio. Dicevi, scusa. Comunque, niente, io praticamente mi sono fatto un ritorno in pullman scomodissimo. Perché per colpa di una ragazza, no? Che è successo? Hai ceduto il posto a esatto. Una ragazza e tu hai dormito. È successo che mentre io, vabbè, ero metallaro all'epoca, avevo questa cintura con le borchiazze, pantalone strappato, ero proprio, vabbè, insomma, mentre stavo sul pullman, vedo che c'è questa ragazza sdraiata per terra, che stava lì scomodissima. E le ho fatto, vabbè, dai, mi dispiace, facciamo così, ci diamo il cambio, dormiamo un po' io, poi ci ricambiamo, eccetera, eccetera. Però mi sentivo in colpa, ho detto, dai, magari sono pure comodo sdraiato sul corridoio del pullman. Il problema è che questa cintura che c'avevo io era così tanto borchiata che mi ha segato. Sì, mi tolgo la cintura, ma dai, ma vedi. Insomma, tanto dovevi stare sdraiato, mica ti cascavano i pantaloni. E vabbè, ma che c'è? Dove la metto la cintura? Boh, la rotoli e ci fai un... E poi quando tu sei sdraiato è troppo tardi. Io ero già svenuto, cioè non è che... Però ecco, il discorso, mi sono assolutamente segato il busto a causa di questa cosa. E aspetta che mi sa che siamo un pochino fuori fuoco. Ecco, così va meglio. E si vedono le occhiaie, che non dormo un cazzo. Sto lavorando tutta la notte, mannaggia la miseria. Vabbè. Però c'è un po' di occhiaie. Ma sto lavorando tutti... Cioè non sto dormendo un cazzo da un mese praticamente. Anche io. Però io dormo, non capisco. E niente, in pratica, quindi da allora io decisi che questa era una cosa che mi piaceva da morire a fare, lo volevo fare per sempre. E quindi quando mi trasferì a Bari, cioè anche in realtà anche da prima, ho conosciuto questo ragazzo che organizzava il viaggio per andare a Roma al concerto nel 1° maggio. E io ci sono andato per 7 anni di fila. Solo che il problema è che ogni anno ci andavo con sempre più persone.
con gli amici, eh? Ed è diventato un disagio. L'ultimo anno in cui ho detto ok, basta, non ci vado più, fu l'anno in cui andò al 1° maggio Vasco Rossi. Decisi di non andarci mai più perché fu impossibile. Cioè, ragazzi, era talmente pieno di persone che a cui non gli fregava assolutamente niente. Erano là soltanto per vedersi il Vasco Rossi. Ah, vabbè. Capito? Ed erano venuti un sacco dal sud Italia, ma gente che non, cioè, proprio non era lì solo per Vasco Rossi. Era talmente pieno, ragazzi, che voi non avete idea. Non avete idea, non si riusciva a respirare. Cioè, per prendere una boccata d'aria dovevi andare in culo al mondo. No, era un disagio negli ultimi anni. Non mi ricordo quando è l'ultima volta che sono stata al concertone. Forse avevo 20 anni. 20 anni, no, io ne avevo di più. 14 anni fa. Credo di averne avute di più. E comunque niente, quindi da adesso che siamo qua vicino non possiamo andarci perché non c'è. Vedi che culo, la vita ti riserva delle sorprese surreali ogni volta. Però pensa andarci adesso, non lo so. Andarci adesso, e se lo facessimo noi un concerto? Se io mi fossi ricordato di questa cosa, avrei organizzato un concerto nel 1° maggio online su Twitch. Mi sentivo con dei... Non sarebbe stato... Tipo Dario al piano. Ci organizzavamo, bello, facevamo sì, un abbiamo concerto. Anche un po' di batteristi, un po' di cantanti, sicuramente ce l'abbiamo. A voglia. Allora, ragazzi, io oggi volevo fare con la signorina quasi dietista Claudia, volevo fare oggi una bella live di quelle vecchio stampo. Non riesco a capire dove in qua. Lì. È difficile perché abbiamo tipo... Cioè, ci sarebbe una regia, però, sti cazzi. Vabbè, in pratica volevo fare una live in cui chiacchieravamo e soprattutto ci vedevamo un po' di video insieme, perché in questi giorni ho scoperto che il web, anche senza entrare nel deep web, è profondissimo. E ci sono delle cose che sono uscite. Abbiamo solo grattato la superficie e io voglio assolutamente farvele vedere e condividere con voi. Poi tra l'altro... Oggi volevo far vedere uno dei video che mi ha fatto più ridere sulla faccia della terra in assoluto, almeno quando lo vidi. Magari lo rivedo oggi e mi fa cagare. È quello di cui ti avevo parlato, poi lo vediamo insieme. E, vabbè, dai, io vorrei farvi vedere giusto la prima cosa che ho trovato online. Che, cioè, me l'avete postata in un sacco anche sul gruppo della ciurma. E non lo so, secondo me merita, perché... Voi dovete sapere che esiste questo programmino di simulazione dove tu puoi fare combattere degli eserciti. È un giochino di simulazione, se volete. E in pratica, aspetta se riesco a... La vita del bucanier. Allora, è un giochino di simulazione dove praticamente puoi far combattere gli eserciti, no? E gli eserciti, scegli tu quali sono. E adesso vi faccio vedere quello di cui vi parlerò oggi. È questa battaglia epica che hanno organizzato. In particolare qua stanno facendo combattere. Che cazzo? 1000 T-Rex contro 338.984 galline. Perché 338.984? Perché è bellissimo. God Simulator ce l'abbiamo, poi ci giocheremo. Sì. No, non ci abbiamo ancora mai giocato. Non abbiamo ancora mai giocato. Però ho comprato PlayStation, la prima cosa che ho comprato è God Simulator. E anche Oka Simulator. Oka Simulator. Ah, abbiamo preso pure il gioco del... Comunque, ecco, io prima di iniziare, cioè, io sono non l'ho visto questo video perché sono sinceramente curioso di vedere tra... Ah, non l'hai visto? No, vediamo adesso. Io volevo vedere tra questi 1000 dinosauri questo esercito di galline. Oh mio Dio! Chi è che vincerà? E prima in realtà io ho pensato che quasi quasi, visto che ci troviamo, io ne approfitterei per fare una chiamata a un esperto e chiedergli che cosa ne pensa lui tra questa battaglia epica. Chi stiamo chiamando? Stiamo chiamando Willy di Zoo Sparkle. L'ho avvisato che probabilmente l'avrei chiamato, ma non gli ho spiegato perché. Allora, vediamo che cosa ci dice Willy su questa battaglia. Sono abbastanza curioso. Pronto? Pronto, Willy? Ciao, Willy. Salve. Ciao. Ciao. Ciao, siamo online su Club Pirata e ti ho chiamato per farti una domanda serissima, no? Solo tu potresti rispondere a questa domanda e ne va della nostra vita. Scientificamente, no? Secondo te, tra un esercito composto da 1000 T-Rex e uno composto da 338.984 galline,
Il numero esatto, tra l'altro. Eh no, è il numero esatto. 85 era tutto da discutere, no. È il numero esatto. Penso invece si possa. Voglio sapere, secondo te, chi vince? Allora, chi vince? Come dire? Allora, tra l'altro ti metti follow e ancora non l'avevo messo. Ah, vabbè, tranquillo, tranquillo. In realtà ti ho chiamato solo per questo. Allora, no, allora, anzitutto diciamo una cosa, è uno scontro tra dinosauri comunque. Certo. E questo va detto. Tra l'altro, tra dinosauri evoluti in maggioranza, perché le galline possiamo considerare i dinosauri, no, che sono stati più temprati dall'evoluzione, perché per più tempo, no, sono giunti fino ad oggi. Però. Sì, no, diciamo più evoluti, diciamo odierni. Odierni, sì. Lo sono... so che non c'è, non significa niente. Tra dinosauri odierni e dinosauri non aviani, esatto, in questo caso il tirannosauro. Che dire, io sono abbastanza propenso per i tirannosauri, perché ora ho capito poi da dove è preso il video, che è il simulatore, no, di battaglia, eccetera. Esatto. In realtà lì chiaramente per ovvi motivi darà un punteggio tipo di attacco di forza a uno e un punteggio di attacco di forza all'altro, eccetera. Arno il punto è questo, cioè, anche se questa cosa potesse esserci, cioè non... Una gallina non mi può scalfire un tirannosauro adulto. Questo, cioè, lo dici tu. Senso, questo lo dici non tu. Non ha neanche le armi d'offesa per farlo. Questo lo dici tu, non è vero. E come la metti se fosse una gallina con un bazooka? Una gallina? Con un bazooka. Ma no, ma più che altro c'è un rapporto di 300 a 1. Dai, pensa a quanto sono fastidiosi. Non ho ancora capito cosa c'ha la gallina. No, sto dicendo, noi non sappiamo se la gallina è armata... Si ha fatto, fatto parte di guerriglieri. Può essere anche armata di buone intenzioni e non vuole conoscere il tirannosauro, per quanto ne sappiamo. Vabbè, io questo video ancora non l'ho visto. Non l'ho visto, lo vado a vedere subito e quindi ti farò sapere. Tu magari l'hai già visto e sai già chi vince. Non lo so, io non lo ricordo, però sono abbastanza convinto di sapere chi vince. Perché mi sembra tanto una cosa alla Age of Empires. Ovviamente tu sia strategico, se te fai il triplo degli omini degli altri comunque vinci, e quindi presumo che alla lunga vinceranno i polli, se questo video, questa previsione, diciamo. Vabbè, direte voi, insomma. Vediamo, dai, sono curioso. Grazie mille per il tuo contributo scientifico alla faccenda. Ma figuratevi, ragazzi, ci mancherebbe. Grazie a voi. Grazie mille, Willy. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Questo video piace a Richard Benson. Dobbiamo mettere qui un pollo. Allora, Milani. Dai, galline. Vediamo. Galline, Va bene, se tifo pure io galline non c'è gusto. Io devo fare il tifo per i T-Rex. Allora. Però le galline sono nel mio cuore, sappilo. Cioè, no, io faccio il tifo per i T-Rex al momento, però è ma difficile. Ma soprattutto perché 64 persone hanno messo dislike? È vero, io devo mettere solamente il like a questo contributo dell'internet alla nostra vita. Cioè, una cosa pazzesca. Forza. Dai, vediamo, voglio assolutamente vedere come cosa succede. Ok. Qui vediamo. Certo. L'audio epico. Si stanno mangiando le gambe. Che stronzo, è vero, perché quel dinosauro è dorato? Forse perché il capo è lì. Cazzo, le stanno mangiando tutte. Ma a un certo punto si dovranno saziare. Le galline. No, guarda quanti sono là dietro. No, dai, io sono abbastanza sicuro che a un certo punto almeno il T-Rex verrà battuto. Il T-Rex muoiono per il gesto. No, non mi sta piacendo. Aspetta, no, sono molto più di più. Guarda quante galline sono. Allora facciamo così, mettiamo velocità doppia, così vediamo. Ecco, questa è la velocità doppia. Io leverei anche l'audio perché è diventato abbastanza... Ma è orribile, ma è un massacro, ma cosa sta succedendo? Oh mio Dio, le stanno mangiando tutte. È una cosa sbagliata. Io mi dissocio. Queste galline non sanno quello che sta queste succedendo. Queste galline non sanno cosa sta succedendo. Mio Dio. Poverine. Ma le galline non stanno attaccando, scrivete, giustamente. E infatti, capisci? Perché le galline non attaccano? Perché sono sceme. Allora, andiamo avanti veloce. Si è fatto notte. Aspetta! No. Dei T-Rex sono stati abbattuti. Dove? Questo qua. Ma uno, c'è del sangue.
No, questi sono T-Rex abbattuti. Dimmi che sono T-Rex 3, abbattuti. 4, dai, alcuni. Alcuni sono abbattuti. Bada, no? Stanno morendo? Com'è possibile? È perché le galline tu non lo noti, però stanno beccando cattivo. Sì, vabbè, però. Cioè, io sono aspetta, per le aspetta. Galline, però. Quindi... Guarda quanti sono morti! Oh, aspetta, che c'è una speranza. Aspetta che c'è una speranza, ragazzi. Ma c'è scritto sotto nelle informazioni come muoiono i T-Rex. E beh, per le galline che li picchiano. Devo sapere, devo saperne di più. Devi sapere come sta succedendo. Di salmonella per indigestione. Ah. No, i T-Rex muoiono. No, no, ragazzi, secondo me no. Le galline li stanno picchiando. A beccate. Vedi che una beccata non fa niente, però molte. Oh, stanno vincendo le galline, raga. Dici. Guarda quanti T-Rex sono rimasti. Un cazzo. Guarda. Hai visto che cadeva? Voglio una cosa dall'alto. Aspetta. Forse hai ragione. Che cosa? Perché? Che cos'è questo? Quello è, non lo so, una... Oddio, lì, sono tantissime. Lì va la gallina capo. Vedi che... Guarda qua. C'è una sono un sacco di T-Rex. Sono... Non so, però... Aspetta, andiamo avanti veloce perché... questa è una domanda che mi sono portato avanti. Non ho visto... 15 minuti. Non ho visto questo video soltanto perché volevo assolutamente scoprirlo in diretta. Ma quanti anni dura questa battaglia, tipo? Allora, stiamo andando verso la fine. Vedremo come si conclude la faccenda. Oh, ragazzi, stanno vincendo le galline. Io non vorrei dire. No! No! Sì, no! Forse vince perché il T-Rex. Perché ci sono dei palazzi? Perché ci sono i palazzi? Eh no, hanno vinto le galline, raga. Hanno vinto le galline? Hanno vinto le galline. Ho vinto! Hai perso. Tu eri le galline. Io ero le galline, tu eri il T-Rex. Merda. Vabbè, sono felice. Sono molto felice che abbiano vinto le galline. Ci sta al 100%. Comunque, raga, questo è internet oggi. Fantastico. Cioè, sappiate che... Wow. Allora, ci sono altre cose che mi avete postato. Io volevo farvele vedere perché mi avete postato il promo del film Carmelo Ollio, Ultima visita dottore. Ed è il promo. Non so se lo voglio vedere. Questo è soltanto il promo, ragazzi. Sappiate che lì fuori, da qualche parte, dovrebbe esserci il film completo. E se qualcuno dovesse averlo, io lo voglio. Ma che succede? Aspetta, no. Riavviamo. Non esiste, io ho proprio bisogno. Eccolo. Allora, ragazzi, se qualcuno dovesse avere il film completo, vi prego, me lo deve far avere, perché io non posso vivere senza sapere come finisce questa storia. Vi giuro che... E comunque complimenti sia alla recitazione, sia agli attori, che alla regia, alla produzione. C'è il trono, pare, non l'ho visto, ma... Ciao, coppa! Ciao! Non l'ho visto. Scusate, vediamoci... Cioè, questo è... Ragazzi, questi sono i film... Promo film Carmelo Ollio. Ah, di Carmelo Ollio, giustamente. Ultima visita dottore. Voglio vedere. Nuovo film. Caro amore mio, oggi è mercoledì. Grazie, e domani è giovedì e non riesco proprio a stare lontana da te perché mi manchi. Comunque ha detto caro amore mio, oggi è mercoledì, domani è giovedì, quindi inizia con una presa di coscienza. Va bene, giusto. Ho tanta voglia di abbracciarti e stare legata a te per sempre, vicino al tuo fianco. Buongiorno anche da parte mia, procuratore. La transizione degna di Star Wars. Buongiorno, prego, accomodatevi. Perché c'è avvocato per via. Perché questo qua è soltanto il trailer. Merci beaucoup, buonasera. Arrivederci. È partita una musica così a che non... Perché lei ha detto in francese? Ma secondo me questo è un dramma, cioè noi non lo stiamo capendo. Guarda la scena, guarda. No, io lo sento il dramma, io sono molto drammatizzata. Ma guarda che se tu senti questa musica e vedi questa scena e non capisci. Altro che Manchester Baby, sì. Amore, ricordati, per trovarti nello studio e come sempre sarò sempre l'ultima paziente ad entrare. Adesso scappa via e non guardare indietro, va bene? Dai. Che cazzo. Dai.
Dai, perché le persone perdono il loro tempo facendo queste cose? No, no, guarda, no, scherzi a parte, io li prendo in giro, cioè non li prendo in giro, io li rispetto da morire, cioè... Io, uno, sarei molto orgoglioso, e due, è un modo meraviglioso di passare il tuo tempo. Meraviglioso, ragazzi. Aspettate, c'è qualcosa con la chat che... Non... La chat? Dove è finita la chat? I don't know. Io la vedo, vabbè, ma io ce l'ho dal cellulare. È vero, non si vede la chat, ragazzi. Mm-mm. Che strano. Avete però, mai visto... Se vado così, si vede la chat. Cineforum Ciociaro. Scrivete, raga. Che è successo la chat? Boh. Io non ho toccato niente. Fate una prova, scrivete. No, stiamo scrivendo. Eh no, ma io... Sì, no, ma per scrivere... Cioè... Mm. Vabbè. Boh, vabbè. Che è successo? Vabbè, boh. I segreti di Stream. Comunque, raga, abiti di scena pazzesco. Cioè, ma lei con quale enfasi? Vai via e non ti voltare. Qua c'è pure... Ah, ecco la chat, è impazzita. Ok, è tornata. Cioè, non so se hai fatto... Se hai colto il riferimento all'asino d'oro... All'asino d'oro. Alla storia di Amore e Psiche. Amore e Psiche, no? No, oppure quella di... come si chiama? Di... di Orfeo ed Euridice. Sì. No, vai e non voltarti indietro, perché altrimenti cose terrificanti potrebbero apparire. Dici che secondo me ci sono dei riferimenti alla cultura classica che noi non riusciamo a cogliere. Guardare indietro, va bene? Va bene. Mi sa che questo verrà è un film che viene proiettato soltanto in quel cinema. Quindi se l'unico modo per guardare come si evolve la storia. Il trono del chat, grazie mille. Ma quando mai, Giuseppe, ti sei interessato alle ragazze? Ma in che senso? Giuseppe. Però mi è piaciuta questa scena. Ma è qua perché c'è... Aspetta, c'è un problema. Questa scena io la devo analizzare. Perché, uno, lei che cos'è, una suora? Credo di sì. O è una creatura malvagia. Eh no, guarda, c'ha delle fiamme intorno, fiamme infernali. Cazzo. È una cosa magica. Ah, forse è tipo un essere tentatore. Vai, un essere tentatore. Fallo andare. Poi guarda. E non so, è come se è stata... È come se questo personaggio è stata accocchiata con la testa di una suora, il corpo di... È un altro essere mitologico. Un altro essere mitologico, e le scarpe comunque sono sempre sbagliate. E se fossi qui con mio me Dio. Questa sera... Non potete usare queste canzoni, sono completamente d'accordo. Essere felice e tu... Aspetta, lo devo bloccare un secondo, che sennò mi bloccano pure il video a me per problemi di copyright. Evidentemente quel cinema non c'hanno o hanno pagato i diritti a Giusy Ferreri. Certo, non lo so. Sicuramente. Però lo stavo pensando. Però no, ragazzi, guardate che questa scena è bellissima. Cioè, voi non capite, c'è un vecchio con la coppola, che già è la cosa più bella del mondo. Cioè, lui è bellissimo. Lui è bello, non capisco il perché sì, di questo. Questo è quello che io nodino. Faccio d'estate quando ho le magliette XL e voglio renderle più. Ah, è vero. Oh, Diogene il cane, grazie mille ancora, sempre presente Diogene. Sempre grazie nei nostri mille. E lui guarda con fare sexy e questa canzone è ammiccante, perché le parole della canzone sono importanti. Dice, ad esempio, se tu, cioè, è una canzone che parla di amore, no? Certo. Lui si è innamorato, folgorato da questa scena, sì, sì, no, dove vediamo con un fare molto classico. Questo è anche riferimento alla cultura classica, no? Greca, del vedere la ninfa al fiume a lavare i panni, eccetera, eccetera. Vedi lei con un fare super sexy. Sta, che poi non capire, una mozzarella, non una ricotta. Sembra una, secondo me è una burrata. È una burrata, se la mette in... Ah no, vedi. Che cazzo stai facendo, figlia mia? No, non ce la può fare. Ah, ci stava. Beh, forse ora il signore andrà ad aiutarla, no? Perché non c'è più l'audio? L'ho levato perché c'è Giusy Ferreri, vorrei evitare di essere bannato. Temole, nessuno può resistere. Aspetta, chi questa fosse... è la scena questa è la scena chiave. Qui. Questo è quando lei va allo studio del dottore e il dottore le ammicca. E l'occhio della madre. L'occhio della madre. Allora, proiettato il 2 gennaio, io sono... cioè, com'è? Io mi sono perso questo capolavoro. Questo corpo incantevole, nessuno può resistere.
finalmente sta succedendo. È la scena clou. No, ma aspetta, aspetta. Ma l'hai visto? Guarda lei. Lei è quanto è presa dal fatto che lui si sta spogliando. E lui con quale fare si spoglia. Ma lei quanto è presa, guarda. Lei è tipo... Si sta guardando intorno. La sera qualcuno vorrà salvarmi. E no, in realtà la scena di... Che cazzo sta succedendo? Non so se ti sta sparando. Ah, è lui il regista. Allora, ragazzi, io sappiate che lo amo. Cioè, non sto scherzando. Secondo me dovrebbero dargli più spazio a questa persona. Io c'ho per voi e solo per voi la scena clou del film che è stata... Sì, per chi chiedeva se fosse un porno... No, ma mi sarebbe piaciuto. Non so voi che cosa... come intendiate il porno. Non è un porno, ma vi giuro che mi sarebbe piaciuto. Allora, la scena clou, quella che purtroppo ci è stata tagliata, è questa. Che adesso mi accingo a mostrarvi. Io però vi metto le mani in avanti e ci tengo a precisare che... Se ci sono dei bambini... Ecco, per favore, i bambini, attenzione. E in particolar modo... Cioè, siete pronti? Sì. Queste sono le scene che hanno cambiato. Nolan si è ispirato a queste scene per un sacco di film. Assolutamente. Guarda, guardate qua. Questa è la scena in cui il medico finalmente si è levato i suoi panni. Vedete qua. Possiamo vedere. Camadosta. Il medico si è levato i panni e facendo accasciare la signorina sul lettino si sta accingendo ad amarla con virilità. Perché ha questa abbronzatura? Con virilità. Ma è vero quello che sto facendo, Carmela? Ma ti sembra un fantasma, dottore? Non fare l'uomo serio adesso. Ah, occhio al bambino. Fatti guardare, mia bella principessa. Sei una donna vera e incantevole. No, adesso i capezzoli maschili, a quanto pare, su Twitch sono approvati. Sessismo! Esatto, io secondo me è sessismo. Secondo me è sessismo. Cazzo. Ad ogni modo, giusto per evitare... Madonna, io non crescerò più. Allora, ragazzi, tra l'altro lui c'ha la bronzatura con la canotta. È bellissimo. Vado a mettermi degli spilli negli occhi. Sono d'accordo. Ehi, siete dei pezzi di merda, come vi permettete? Ma cioè, ma perché? Poi mi urta. Ha scritto uno, è Zoidberg. Poi mi urta questa bruciatura che ha qua perché penso quanto può far male. Perché è così bianco e così bruciato? Perché lui è un medico. E quindi? E i medici hanno questa bronzatura. Questa è la bronzatura da medico. Eh sì, come. Allora, ragazzi, per favore, non prendete in giro, perché non c'è niente da prendere in giro. Qua stiamo parlando... Esatto, body shaming. Non c'è niente da prendere in giro, qua stiamo parlando di... Ma io non parlo della sua forma fisica, io parlo di questa... di queste strisce che ha sul corpo. Perché si è abbronzato così? Sapeva di dover fare un film, perché... Cioè... Ma forse l'hanno preso proprio perché era la mano del... il tocco del regista. Il regista voleva un medico che apparisse in questo modo, esattamente in questo modo. Una rivalutazione della decadenza. Ok. E dai, quindi... facci vedere. Non guardare indietro. Adesso sei con me e non ti mollo. Aspetta, voglio sentire. Allora mi sono rovinato. Allora mi sono rovinato. Adesso sei con me e non ti mollo. Ecco. Studio medico del dottore Candido Antonio. Antonino. Ecco, Antonino. Ecco perché lui c'ha la bronzatura così. Perché è Candido. Allora mi sono rovinato con le mie mani, Carmela. Non so se sto facendo una cosa giusta o sbagliata. E comunque, ragazzi, io sono super felice che loro lo abbiano fatto. Cioè, non sto scherzando. Dai, questo è un ottimo modo per passare il tempo. Cioè, se io fossi, non lo so, volessi passare il mio tempo con i miei amici, farei un film del cazzo, ma per ridere tra di noi, e sarebbe pure per venderlo, se sogno in grande. Però voglio dire, io sono felicissimo che l'abbiano fatto, sono assolutamente felice. Ha ragione un tizio che passava di qua, ci stiamo troppo concentrando su di lui, dobbiamo concentrarci di più su di lui. Hai ragione, lei anche. La sua recitazione mi piace. Sì, sì. Anche lei è, si vede che è studiata. Cioè... Allora mi sono rovinato con le mie mani, Carmela, non so se sto facendo una cosa giusta o sbagliata. Sbagliato, giusta, chiudi gli occhi e baciami. Lei è una donna che sa quello che vuole. Comunque attenzione, c'è la madre dei attenzione. Levati, Giuseppe, ti prego. Ah, questa
scena più bella. No, no, ma tu non hai capito. Ma tu hai visto come si sono fermati? Quando lui entra. Già lui entra tipo così. E loro fanno. La chat sopra il video. E lo so, raga, però. Allora, la chat la metto sopra di me, va bene? Perché noi ci possiamo nascondere, però questa meraviglia no. Io volevo. Cioè, raga, allora, voglio analizzare la scena con voi. Guardate come entra. Ti prego, non farci del male. Quello era uno sguardo preoccupato. Sguardo perché ha fatto quello cadere la chiave. Quello però era proprio lo sguardo da minchia. Minchia. Quello ha pensato per forza. Caderà la chiave. Lo avevo capito, Bottane, che prima o poi mi avresti tradito, e così è stato. No, vi prego, lasciatemi andare, ho tre figli. Ti sei messo con il medico, brava. Ecco perché ho voluto tornare dalla Francia per essere libera, bastarda. Lo avevo. Ah, c'è anche il background. Sì, mi ricordo. Sì. Lei è voluta tornare dalla Francia per essere libera. Però la frase cult, ti sei messa con il medico, Bottane. Ma bellissimo, bellissimo. Io sono felice, felice. Ho voluto tornare dalla Francia per essere libera, bastarda. Lo avevo capito, Bottane, che prima o poi mi avresti tradito, e così è stato. Ultima visita, dottore. No, ti prego, Giuseppe, non sparare, no! Il dottore è terribile. Mio Dio, devo lavarmi gli occhi con la candeggina. Ma cos'è? Cazzo è sta roba? Lui è. Sembra che si è cagato addosso. Perdonami se ti ho tradito, è stato un momento di debolezza. Ti confesso, Carmela, non ho voluto mai. Lì c'è Rossa. No, comunque, ragazzi, lui cosa c'ha in testa? Cioè, gli ho messo una ciambella. È una ciambella, una gingomma. Ecco sotto. No, ma ragazzi, non si scherza sul fisico, non è quello il punto. Cioè, però bisogna analizzare al fine della scena. Dobbiamo assolutamente analizzare il perché siano stati scelti determinati attori per ricoprire quel ruolo, perché è importante, ci aiuta a capire anche la storia del personaggio, il carattere del personaggio, come il personaggio ragiona, perché si è trovato in quella posizione, come mai è diventato dottore anche. Di debolezza! Ti confesso, Carmela, non ho voluto ammazzarti, anche se mi hai fatto questo, perché ancora ti amo. Adesso non perdere tempo, che arriva una persona e la polizia, e vattene subito a casa. Io intanto mi nasconderò in montagna fin quando non mi troveranno. E seguo le tue parole, Giuseppe, buona fortuna! Il dialogo. E seguo le tue parole, Giuseppe, buona fortuna! Secondo me, questo non è recitazione cattiva, è proprio il personaggio suo che è così. Lei è un personaggio che quando parla, capito, fa così. Io seguo le tue parole, Giuseppe. Lui comunque ha detto che andrà, che correrà sulle montagne e si nasconderà. Perché? Stiamo sprecando minuti della nostra vita. Mario Linic, benvenuto. Grazie mille. Senza mio Dio. No, io devo risentire cosa ha detto. Cioè, è una cosa del tipo, a parte che tutto di un fiato senza virgola. Adesso sono felice per tutto quanto, il giorno più felice della mia vita, scapperò sulle montagne. Fai come ti dico. Non ho voluto ammazzarti, anche se mi hai fatto questo, perché ancora ti amo. Adesso non perdere tempo, che arriva una persona e la polizia, e vattene subito a casa. Io intanto mi nascondrò in montagna fin quando non mi troveranno. E seguo le tue parole, Giuseppe, buona fortuna. Addio Giuseppe, ti voglio bene. Adesso, addio Carmela, ti voglio bene. Adesso è riscoccato l'amore. Certo. Quindi cosa ci insegna questa scena, ragazzi? Che se volete riconquistare una donna che vi sta tradendo, dovete uccidere il marito, diciamo, il fedifrago. O meglio, scoppiandogli un brufolo. L'amante. sparandogli in presenza di Carmela. Dopodiché, boh, e poi la virilità comunque di lui che si rimette la pistola nei pantaloni è una cosa pazzesca, è una cosa proprio pazzesca. Addio Giuseppe, ti voglio bene. Addio Carmela, ti voglio bene. Nessuno gli ha fatto un cazzo del medico, lui non ha fatto niente tutto ciò, il medico è arrivata Carmela, voleva... Ha fatto tutto Carmela, tra l'altro. Aveva tre figli. No, io non scoprirò mai cosa succede. Ragazzi, vi prego, se riuscite a trovare il video originale
Dovete assolutamente mandarmelo perché io devo vedermi questo film, non posso vivere senza. E non sto scherzando. Secondo me c'è una profondità sotto queste scene che noi non riusciamo davvero a comprendere. Tutti questi piccoli aspetti, il fatto che lui ci abbia questa ciambella in fronte, quella non è un buco di pistola. Quello è il cuore. Il potere forte, dai, è potere forte che ci supporta. Ok. Quello è un buco al cuore, ragazzi. Quello è, rappresenta il buco, il vuoto lasciato da Carmella nella sua anima. Ed il fatto che nonostante lui la ami così tanto, correrà sulle montagne a nascondersi Vivere a di pane, vivere da sarà oggi fin merda. quando non mi scopriranno. Quindi lui ammette: io vado sulle montagne, ma mi scopriranno prima o poi. Sicuro. Quindi addio. Io però ho fatto il mio. Onesto. Onesto. Va bene. Come quel mostro della mia ragazza. Come? Dice l'altro L'altro ieri. ieri con le persone normali o avanti ieri con quel mostro della mia ragazza? In che senso? Non ho Tu capito. dici l'altro ieri o avantieri? Ah, no, io dico avantieri. Anch'io. Però mia nonna diceva l'altro ieri. Quindi tu, quel mostro della tua ragazza, Ha ragiona come mia ragione. nonna. No, No, è il la ragazza contrario. dice Ah, avantieri, ok. che è corretto. Vabbè. Mi bruciano gli occhi, ecco, bravissimo, Barbara Sata ti chiami. Tra l'altro, Pensa a lo me. dovevamo capire che eri una brutta persona perché uno che si chiama Barbara Sata, che cazzo di nome è? Cioè, te lo posso dire? Dai. Carmelo Ah, Oglio ha un canale con con tutti i tutti i suoi suoi trailer. trailer. Andiamo Cosa vuol subito. dire tutti i suoi trailer? In Esatto, che quanti senso? trailer? Allora, ragazzi, io vi dico che prossimamente faremo una live in cui guarderemo tutti i trailer di Carmelo Oglio. Io non sarò presente, sarò morta Oglio. probabilmente quel giorno. Eccolo. La Wow. grafica ci sta. Ci sta, è bello. The Asylum, grazie mille, compare. Film Allora, l'ultima io. film L'ultima figlia, film L'ultima visita, L'ultima figlia durante il film se mi tocchi ti sposo. Ma è legale? Addirittura le papere. Papere durante il film se mi tocchi La ti tipica sposo. ragazza calabrese. Ma se mi tocchi ti sposo è sbagliatissimo sotto un In sacco di punti di effetti sì. Le vista. trecce. A Don Santino non sfugge nulla. Totò Ragazzi, io non sto scherzando, questo potrebbe diventare il mio nuovo regista preferito. riunisce la famiglia. Arriva Paolo il fratello. Ma che è sta roba? Allora, Sono scegliamo un trailer. tantissimi poi. Uno breve, please. Uno breve, poi. Allora, vediamo insieme. Dal film Tipica ragazza calabrese. Dai, questa. Cos'è l'ultima figlia L'ultima figlia sch schetta? schetta al cinema. Schetta, Schetta o cosa scetta? vuol dire? Possiamo vedere anche che c'è una grafica mica male, cioè per le animazioni di. Se stannutisci ti rubo casa. Questo è un film che vorrei vedere. Se Dove? stannutisci. Hanno proposto un titolo di Ah! un nuovo film. Se stannutisci ti rubo casa, mi piace. Allora, vediamo per favore, vediamo questo. E qua già ti rendi conto della qualità. Comunque ragazzi, non sto scherzando, Carmelo Oglio secondo me è un genio. Se avesse avuto più soldi avrebbe prodotto delle opere pazzesche. Schetta vuol dire Sai non padre, quando sposata. sento queste Ah. cose che accadono a casa nostra, cose volgari e soprattutto Lui nel è nostro bravo a fare. paese, mi viene voglia di andare a casa di quel beduino e farlo fuori senza nessuna pietà. Questo l'ho capito. Adesso ci riposiamo un pochettino. Se ne a notte fonda. A notte fonda poi, ognuno ce ne andiamo a casa nostra. Siete d'accordo? Sì. Melino, figlio mio, ascoltami. Prima che lasci questa casa, tuo padre ti vuole dare la benedizione per il tuo percorso di vita. Questo è il Ma trailer. perché aveva la faccia così? Non lo so, E tipo lui stava così. mi sto perdendo. Chi era quell'uomo? Perino, figlio mio. E lui. Tra l'altro lui era vestito come se stesse andando a una comunione. Percorso di vita. Fermati, Andrea, ti do l'ultima possibilità. O ti do la benedizione oppure suono il campanello. In che senso? Che volete di mia? Commissario, lo perquisisce. Ah, lui è il commissario. Ma Minchia! no, Ma cosa? ammazza, ma Ma cosa sta succedendo? perquisiscilo, non Commissario, ucciderlo. no, lo uccide. That escalated quickly. È successo direttamente. Bello! Non ci posso credere, Martina, ma siete voi? È certo che sono io, non mi vedete qua in carne ed ossa?
risolviamo il problema in 4 e 4 8. Mi capisco, Don Fedele, ma come mai avete trasformato quella stampella in un'arma? Dicevo. No, cioè, no, raga! Ci sono un botto di personaggi. No, raga, voi non avete capito. Questo qua c'aveva una stampella che in realtà era un fucile. Cioè, Tarantino gli spiccia a casa a Carmelio Olio. Comunque ha una sciarpetta niente. È una sciarpetta molto bella. Però, capito, cioè... Infatti non gliene frega un cazzo. Guarda che baffi che c'ha. Ma per quello. Comunque, per acquisiscilo. Bam! qual era la scena quella di Aldo? Come si chiama? Il... Quale? Sfera era TV Svizzera. Il signor Rezzonico. Come cazzo si chiamava? Non so se l'avevi vista. Che c'era il poliziotto. Che era Aldo. Luigi! Sono con l'acqua calda! Non l'avevi visto? No, questa non me la ricordo. La cosa bellissima è che c'era lui che correva per strada e faceva: ehi, non si pesta il prato! Boom! E sparava. Okay. E quindi, capito, era ci sono dei riferimenti. Uber, dice, bravissimo. Uber. Il poliziotto Uber. Le due galle nello stesso pollaio non possono stare. Perché prima o poi uno o l'altro farà una brutta fine. Pronto, commissariato di polizia. Noi indagheremo su questa vicenda. Oggi è un gran bel giorno per la famiglia Panepoliti. Si fidanza l'ultima figlia schetta. Don Giovanni, voi sapete come sono fatto. Ma che personaggio è questo? I pirati. Io mi aspetto da un momento all'altro una mummia. Se non c'è una mummia, mi ha deluso. Dai. Se è vista bene così. Altrimenti vi saluto. Anzi, me ne vado. Commissario Foti, mi potete ora arrestare? Prego, prego. Io seguo l'arresto, mettimi le manette. Comunque posso far notare che tutti gli attori sono over 10.000 anni. No, ci sono anche dei giovani. Però questo è un brigadiere. Cioè, il brigadiere, cazzo, è il padre del brigadiere. Cioè, sì, vero, sono tutti in età pensionata. Il piacere è mio, Loredana. La ringrazio moltissimo del complimento. Visto che a breve ci saranno le nozze, gli faccio i miei migliori auguri. Quante volte l'avrà ripetuta quella scena? Perché sì, accendi la luce. Sì. Comunque, ragazzi, no, questo è bellissimo. È uno dei giorni più belli della mia vita. Oh, di nuovo. Mio personaggio preferito. Scusate, dottore, visto che siete uscito dalla casa di Don Giovanni, come sta il figlio? Avete saputo anche voi della notizia? Ma il dottore, perché vestirlo da dottore pure quando va dal meccanico? Sì, infatti, cioè... Lei è un dottore, da oggi in poi dormirà e vestirà tutto il giorno come un dottore. In questo camice va sicuramente in sala operatoria. Che si trattese? Se ribatterai la causa della famiglia Clapsaremo, Don Giovanni ti ricompenserà con 50 milioni di lire. Dove l'ambasciata, Figero? Di lire? C'erano ancora le lire, mi sa qua. Ma il film è del 2019. No, non è detto. Aspetta, fai vedere, c'è qualche problema. 2018. Vabbè, l'ha caricato nel 2018. Dici? O magari è stato girato negli anni 80. È ambientato nel passato. È ambientato nel passato. Boh, vabbè. Non lo voleste, ma state tranquilla che ve pentite. Perché qua, posto per altri, non altro. Non mi guiamo niente. Sentate loro, che avete già per me giusto le cose, dammi mi pinto lo caffè. Sentate dopo, che aggiustare per me le cose e dopo partiamo. Però che recitazione. Sto pensando, e se il fatto che loro utilizzino le lire è dovuto al fatto che loro stanno facendo una critica politica qui e stanno dicendo che questo è un universo parallelo in cui l'Italia non è mai entrata in Europa, in cui tutti parlano calabrese, in cui in Europa si parla calabrese. Maledetti miserabili, bastardi, vi ammazzo tutti. Madonna mia, ma perché? Poi a chi sta sparando? Dove cazzo se ne è procurato tutte ste armi? Non chiediamo, meglio non sapere. Forse dal tizio che c'ha la stampella col fucile a pompa, non lo sappiamo. Va bene. Va bene. Allora ragazzi, io vi voglio far vedere adesso quello che è forse uno dei video che mi ha fatto di più ridere in assoluto. La volta scorsa, sempre con la signorina, avevamo parlato delle Iene, la trasmissione, no?
Eravamo giunti alla conclusione, anche leggendo i vostri commenti, anche insomma, grazie al vostro contributo, tutti in questo club, che Le Iene non sono esattamente una trasmissione giornalistica, ma è una trasmissione di intrattenimento alla fine, soltanto quello, e che purtroppo ha fatto un sacco di scivoloni. Quando si parla soprattutto di politica o di scienze, fanno un sacco di cagate. Però, d'altro canto, vi avevo raccontato che c'erano dei video che avevano fatto loro che mi erano piaciuti da morire. Alcuni di questi erano delle inchieste tipo sul traffico della droga all'estero e cagate varie. Ma ce n'è uno che io reputo un pezzo di storia della televisione. Il pezzo è core. Ed è anche recente. Che io non ho visto e quindi... Che tu non hai visto. Ma che fine ha fatto? Cazzo, vuoi dire che l'ho chiuso? Allora lo vado a cercare. No, che peccato. Eccolo, che peccato. Allora adesso volevo vederlo insieme. Ma giusto, non perché tutto, vero? Tutto. E se tu te ne vuoi andare te ne vai. Scegli la super. Ne andrò, oddio. Te ne andrai, vabbè, dai, non ti preoccupare. Però io devo vedermelo tutto con voi. Perché quando lo vidi la prima volta io ero proprio ad Amsterdam. E allora, questo è un video fatto da Angelo Duro. Angelo Duro non si occupa mai di temi politici, non si occupa mai di temi seri. Fa soltanto intrattenimento, principalmente fa il coglione. Angelo Duro, vabbè, ovviamente so far ridere. Angelo Duro è quello che andava in giro a fare il cantante. Cosa che faceva? Non mi ricordo bene. Comunque, bravo, fa ridere. Il video di cui vi sto parlando è questo. Paura e delirio ad Amsterdam. Paura e delirio ad Amsterdam. E esatto, quello con Giù Cascasella. È uno dei video più belli che io abbia mai visto. Mi sono ucciso. Esatto, il cantante senza pubblico era lui. Era lui, praticamente andava a cantare sempre questa canzone quando gli altri stavano facendo dei comizi elettorali, oppure sfruttava il loro pubblico per cantare davanti a loro e quindi interromperli. Però ecco, questo video è fenomenale. È uno dei più belli in assoluto. Giù Cascasella, eroe nazionale, stai dicendo, assolutamente. Adesso ce lo vediamo insieme. Metto la schermata leggermente più piccola, perché ragazzi c'è sempre il problema del copyright. Ovviamente il video è delle Iene, giusto che... Però non lo vediamo, però non dobbiamo rompere i coglioni. A tal proposito metto la chat anche un po' più al centro. Lo so che non è bello, però è sempre per evitare, insomma, di sforare troppo il copyright. La metto un po' più così. Ecco, così ogni tanto la coprite. E vediamocelo insieme, vi faccio capire perché l'ho amato, specialmente mentre io ero ad Amsterdam. Vedo sto video, mi sono pisciato sotto di risate, una cosa incredibile. Tu non l'hai visto? No, basta! Portatemi a casa! Per chi non l'avesse riconosciuto, l'uomo in preda ad un esaurimento nervoso è Giù Cascasella. E vi starete chiedendo, perché urla? Perché è nudo? Per rispondere a questi interrogativi dobbiamo partire da lontano. Oh Giorgio! Oi! Ho avuto un'idea bellissima. Cioè? Voglio andare ad Amsterdam a fare un servizio e lo voglio fare con Giù Cascasella. Sì, proprio lui. Giuseppe Mariolo Casella, in arte Giucas. Questo è uno dei miei sogni nel cassetto. Pigliare uno di quegli... È uno scherzo? No, ragazzi, non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Lo vediamo, adesso lo vediamo. Però il mio sogno era prendere uno di questi personaggi incredibili e buttarceli in un contesto assurdo, lasciandoli proprio fare quel che cazzo volessero. No, ma il mago dei maghi, l'uomo che cammina sulle braci, il David Copperfield di Termini Merese, il solo al mondo in grado di ipnotizzare donne e galline con un solo sguardo. Tra l'altro, sai come si ipnotizza la gallina? No. Hanno rivelato questo trucco. In pratica, per far bloccare la gallina bisogna ficcarle un dito nel culo. Non sto scherzando. Ma che cazzo? Cioè, in pratica, i maghi, quando dovevano ipnotizzare la gallina, prima puntavano la gallina, richiamavano l'attenzione, poi li ficcavano un dito in culo. La gallina si immobilizzava, diventava... Cosa non si fa per 2 minuti di celebrità? Quindi immagina quante dita in culo ha messo Cascasella. Okay. Sì, sì, hai capito benissimo. Voglio andare ad Amsterdam con lui e glielo voglio combinare di tutti i colori. Qualche giorno dopo riesco ad incontrare il mago, il manager e il cane Patti, con la scusa di proporgi un progetto. Allora, dimmi tutto. Io ho una vita che ti volevo conoscere, proprio... Dopo aver rotto il ghiaccio, arriva il momento di raccontargli una bella minchiata che lo convinca a venire con noi ad Amsterdam. Ciao Giorgio, sono con Giuca. Ciao Giuca.
Ciao Giorgio. Allora, qual è l'idea? Gli spiega che Mediaset, insieme al gruppo delle Iene, sta producendo una serie di cortometraggi divertenti da mandare in onda in prima serata su Italia 1. E la rete, per il primo episodio, ha deciso di puntare tutto su di lui. Ah, bene. Poi gli racconta la trama del fantomatico corto. Mi hanno scritto fallo con Pupo. Ma secondo me Pupo si prende molto più sul serio che non Giuca Scasea. C'è bisogno di uno di quei personaggi tipo che sono anche autoironici, che siano anche un po' pazzi dal punto di vista della nightlife, diciamo, e che si lasciano completamente andare. E lui era la scelta perfetta. E vi giuro che dopo questo video è diventato il mio idolo assoluto. Mi farò le magliette con Giuca Scasella. Dove Giuca dovrà interpretare la parte di un mago alla ricerca di una principessa chiusa in un castello. Dobbiamo trovare la principessa ad Amsterdam. Dopodiché svegliamo a Giuca che, oltre al corto, Mediaset vuole che documentiamo anche tutto il backstage. Questo significa Giuca Scasella, grazie mille per tenere le telecamere Leonardo. Oh, grande. Allora Giucas, ti piace l'idea? Ci stai? Perfetto! Giucas ha creduto a tutte le nostre minchiate. E fidatevi quando vi diciamo che quello che vedrete... Con l'altro format di scherzi a parte. No. Scherzi a parte? Eh sì, in effetti sì. È tipo uno scherzo di scherzi a parte, solo che scherzi a parte li facevano innocui. È tipo ti ho levato un... E questo non è innocuo? Cosa no, li fanno? Per un cazzo. Dai, poverino! Ma che cazzo... Guarda che è impazzito. Non è poverino per un cazzo. È come se l'hanno lasciato ad Amsterdam. Mi hanno detto fai che cazzo vuoi. E lui è impazzito. Cioè, guarda. È al di là di ogni immaginazione. Giucas, per esigenze di copione, dovrà sempre indossare il costume di scena, anche durante backstage come questo. Tra i mille volti perplessi delle persone che incrociano il nostro mago, ci dirigiamo verso il check-in per le pratiche d'imbarco. Date ad Amsterdam? Sì. Le bagagli a sedere? Sì. Carichiamo le valigie, poi affrontiamo i controlli, controlli che il mago supera brillantemente, e in men che non si dica, siamo a bordo. Stranamente sembra Gargamella vestito così. Comunque ragazzi, io sto cercando da un sacco di tempo adesso l'abito da mago Merlino, perché devo fare la stessa cosa. Devo farmi un intero viaggio di una settimana sempre con lo stesso vestito da mago Merlino. Ma da mago Merlino? Mago o mago Merlino quando torna da Honolulu? Questa è bella. Buongiorno, come andiamo? Bene, lei? Bene, grazie. Si parte. La città del peccato con le sue tentazioni ci sta aspettando. La città del peccato. Una volta atterrati, le sorprese per Giucas non tardano ad arrivare. No, non è quella. Non è che sono sorprese questi qua. Io mi ricordo che la tua era grigia, alta, col lucchetto. Ma disgraziatamente sui nastri non c'è nessuna valigia che corrisponde a questa descrizione. Questa è la mia alta, Antonio. Le nostre valigie arrivano, quella del mago ancora no. Non c'è più niente qua. All baggage unloaded. Cioè, tutte le valigie sono state scaricate, tutte tranne una. Sparita. Giucas non si è... In paranoia. Poi tra l'altro queste sono le classiche situazioni in cui tu sai che sei abbastanza nella merda, però non vuoi fare quello che se la sta prendendo. Quindi dici no, vabbè, si è persa. Nel frattempo dentro stai morendo. Sì, stai piangendo dentro. Però adesso, vabbè, dai, non fa niente. Dai, alla fine non ho portato niente. Invece no, che mi stai pensando, porca puttana. Il mio spazzolino preferito. Il mio spazzolino. Quanti spazzolini c'hai? Dito lo spazzolino preferito c'hai. Cioè, non credo che ne avevo due. Ok. Uno lo sai per i denti e l'altro? Uno era solo per viaggiare e uno era solo per casa. Vabbè, quello... Posso capirlo. Smart. Acida. Ma non è questa, tu hai grigia? Prima che un mago si accatti una valigia non sua e ci faccia arrestare tutti, lo portiamo all'ufficio bagagli smarriti. Insomma, il viaggio inizia malissimo per il nostro profeta. All'improvviso, però, gli si fa incontro una signora. Perfetto, la ricerca della principessa. Lei è sicuramente olandese, te lo dico per esperienza personale, proprio 100% olandese. Comunque ragazzi, ogni tanto sparisce la chat, penso che sia dovuto al fatto che stai scrivendo in tantissimi e che non riesce a processare, non lo so, c'è un problema oggi, però generalmente va bene. Oggi stanno dando questi problemi, lo scopriremo come mai, però la chat è attiva, semplicemente a un certo punto vi sbucheranno tutti i messaggi di colpo, va bene, dai.
ragazza inizia alla grande e dopo il bacio alla nonnina Lucas è ingalluzzito. Infatti, una volta saliti sulla macchina a noleggio, esprime un desiderio. Passiamo dalla vetrina. Devi passare dalla vetrina. Certo. Lucas vuole andare a prostitute, ma abbiamo bisogno del consenso della sua migliore amica. Così chiamiamo Mara Vanier. Ma dove vuole andare? Non lo so, sì, probabilmente. Ma lui non tromba da 30 anni. Ma che dici, Mara? Mara, sei col viva voce. Tanti baci, ragazzi. Buon lavoro, fatemi sapere. 30 anni sono tanti. Preoccupatissimo. Comunque lui voleva andarci, raga. Cioè, non lo stanno mica costringendo. Lui lo sa che è ripreso. O no? Ah, è un bug generale di Twitch. Ok, il fatto della chat. Che palle. Vabbè, dai. Però almeno sapevo che non è colpa mia. E che devo fare? Non abbiamo fatto niente. Capitano, cosa dici? Che baci le vecchie olandesi? Vabbè, raga. Però vecchie olandesi meritano. Ma con esperienza. No. Vabbè, io bacio vecchi e vecchi olandesi sulle guance perché sono si fanno baciare? Sono alti. I tedeschi non si farebbero mai baciare si fanno sulle guance. Sono molto gentili, terribilmente gentili, ti aiutano da morire. Però a distanza. I tedeschi ti salutano così. No, pure loro. Io, ciao, come va? Con le mani in tasca. Ciao, dai, tutto bene? Ciao, a un metro dal mio culo. Satte buone. E non gli costerà nulla aspettare qualche altra ora. Adesso tutti a casa a posare i bagagli. O meglio, a posare i nostri bagagli. La pedista l'ha vista imbarcare. E allora, dov'è? Nel nastro. E noi quando l'abbiamo preso? Secondo me c'era lui là dietro. Ma dove? Dentro i nastri? Sì, sente i nastri. Scusami, perché le vostre valigie arrivano alla mia non arriva? Perché sei stato sfigato. Lucas non riesce proprio a capacitarsi. Sì, dai, lo ha capito che sono stati loro. Dai, mica è scemo, sì. Dai, è stato... Beh, l'ha capito. La perdita. E inizia a straparlare. Da Amsterdam. Amsterdam. Vabbè, fammi... Mica cambia nulla, sempre ad Amsterdam. Amsterdam. Amme. Ma cosa, scusa, o se lo stoppio che ci fa? C'è qualche cosa? No, è uguale, no? È molto nervoso. Forse l'idea di passare 75 ore con le stesse mutande gli mette un po' di paura. Per fortuna, nel frattempo arriviamo a destinazione. Ma che è la fattoria? Ma dove avete portato? È la casa dove dobbiamo girare. Mi sa che questa è ad Amsterdam. E siamo ad Amsterdam. Lucas però è sempre più perplesso. Quando iniziamo a girare il corto, scusa? Adesso, intanto sistema, ti vatti a fare una doccia. E certo. Ma la doccia come me la faccio, che non c'ho niente. Eh? Come non c'ho niente, non c'è il cambio delle mutande, non c'ho, mi devo fare una maglietta, come faccio adesso? Vabbè, poi le compriamo. Dopo un po' di relax ci mettiamo in marcia verso Amsterdam. Ad un certo punto appaiono le migliori amiche di Lucas. Ma c'è il cavalco, che succede? Ma si vede che proprio gli piacciono le galline a Lucas. Ecco, è tornata la chat, ragazzi. Perché devi... Ma si vede che gli piacciono proprio le galline a Lucas Casello. Troppi anni, cioè una sorta di... Devo mettere un dito nel... È da troppo tempo che non metto un dito in culo a una gallina. Come faccio? Mio Dio. Comunque è bellissimo. Forse ho capito pure dove si trova. Io non abitavo lontano da qua, sai. Però è sud, in effetti. Ho detto Amsterdam Nord, questo sarà sicuramente a sud. Comunque, ma vicino a Zeeburg? Zeeburg. Quella dove zona c'è? Dove c'è il campeggio. Ah, io non ricordo, sai, non so che una volta stavo là a campeggiare e poi con la bici si arrivava super rapidamente fuori città e c'erano tutte queste casettine, c'erano lì fuori. No, ma in realtà tutto, non soltanto ad Amsterdam, tutta l'Olanda è fatta da queste casettine. Loro c'erano tutte quante case generalmente familiari su due livelli o su singolo livello, però è tutto così. E questo è il classico parchetto per i ragazzi, pieno di parchetti. Le galline però, tra l'altro ad Amsterdam, l'avevo detto l'altra volta, loro c'hanno queste galline più piccole, fatte appositamente, perché la legge diceva, non mi ricordo per quale cazzo di ragione, che non potevi avere delle galline grandi in casa, quindi loro le hanno tipo selezionate per fare delle galline piccole, quindi tutte, cioè, sono piene di queste galline, ma sono piccole, sono tipo così, pocket. E ci riempivano di uova. Vuole dimostrarci tutto il suo valore con uno dei numeri più famosi del suo repertorio, cioè ipnotizzare una gallina. No, lascia in pace la gallina. Soprattutto illegale. Ma cosa ha fatto di male quella gallina? Tutto cazzo di tunica. Devo mettere un dito in culo a una gallina ora. Ora ci prova qualcuno. Vieni qua. Comunque abbiamo iniziato parlando di galline oggi. Siamo finiti a parlare di galline. Ciao.
Guarda, guarda. Tu non puoi parlare. Allo, allo, allo. Ehi, guardami. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Non funziona. Come ti chiami? Non gli sta. Non guarda che non gli sta mai. Angela. Fidati. Rilassati. No, no, no. Guarda, guarda. Guardami. Vai, 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 apri gli occhi. Vai, Angela adesso è conto da uno. Uno, due, tre, svegliati! Un momento incredibile. Quello che fino a qualche minuto fa pensavamo fosse solo un mago da strapazzo ci ha dato una lezione a tutti. Angela, ciao Angela. Saluto. Angela. Ma poi perché Angela? Ma che l'ha ammazzata? L'uomo che sussurrava le galline. Mio Dio, ha visto una gallina ed è impazzito. Una gallina è mia! Data la gallina, possiamo proseguire il nostro cammino. Il mago è galvanizzato dalla sua performance. E con grande entusiasmo, finalmente arriviamo ad Amsterdam. 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 Niente, proprio non gli entra. Continua a sbagliare le parole. Andiamo a comprare subito uno spillone, dai. Uno spillone? Nella sua lingua significa spinello. E come tutti voi saprete, qui ad Amsterdam sono legali. E si possono comprare. Cioè, ma hai visto? È stato lui a proporlo. Non è che le hanno. Dai, andiamo a comprare. C'è uno spillone, dai, vabbè, insomma, è bellissimo. Mi sta venendo voglia di portare i miei ad Amsterdam. Ad Amsterdam, ad Amsterdam. Nei coffee shop. Coffee shop. Dove sono io? Coffee shop. Come si chiama? Coffee shop. Where are you? Ah, minchia, un... Speak italian? No? Ma perché? Habla italiano, habla spagnolo. No, ragazzi, quest'uomo è uno che prende la vita dalle palle. Lui sa cosa vuole. Ciao bella signora, parla italiano. Andiamo al coffee shop, al sexy shop, tutte cose. Ah, grandissimo. Ah, tu sei tra Giulie. L'atmosfera si scalda. E così decidiamo che è arrivato il momento di farsi un paio di spilloni. Ed un bel bong da mezzo metro è esattamente lo strumento che ci serve. Ora facciamo così. Vi devo raccontare questa storia con il bong. Bellissimo. Praticamente stavamo in un bar di Amsterdam, io e un'amica mia. E di fronte a noi c'era questo tizio fuori, perché fuori poi al bar puoi fumare, no? Mm-hmm. E c'era questo tizio che aveva un bong così grosso, ma enorme, e se lo stava fumando da 3 ore. Mm-hmm. Ma era vestito in giacca e cravatta, elegantissimo, un po' paciocco, però elegantissimo, e c'aveva la valigia, doveva partire. È rimasto là a fumare sto cazzo di bongo per un'ora, ma proprio ricaricava, fumava. A un certo punto si alza. Era tipo in un altro paese, in un altro mondo. Inizia a camminare, se ne va verso l'orizzonte. Quasi. Dopo mezz'ora lo vediamo correre verso di noi. Avete visto la mia valigia? Mio Dio, porello. No, però un grande, cioè, mio Dio, ma come cazzo si fa? Grande. Da solo, al bar, lui stava tipo così. Beh. Precisamente andiamo a fumare al Greenhouse, il Louvre della marijuana. E Jukas sembra saperla più lunga di quanto pensassimo. Dammela buona, dai. Questa è buonissima, la migliore sativa che abbiamo. Tra l'altro, per qualche ragione, lavorano ai coffee shop tutti gli italiani. Per è pieno di italiani. Questo è il più forte di tutti. Buona, te lo garantisco. Ok. Il mago si aggiudica 5 grammi di Silver Ace, un'erba potentissima. Eh già, ed ancora più strong se fumata con un bong da 50 centimetri. Il primo bong di Jukas Casella. Ce la farà? Trita. Cioè, considera che lui non sa fumare, perché gli sto insegnando mo a farlo. No, non ci credo. E lui si è comprato un bong. Fatto una canna. No, ma magari no, però vedi, lo stanno spiegando come si fa. Però si, cioè, è come la tua prima esperienza con un bong. Pazzesco. Trita. Sembra che lo fa da spilloni una spilloni e galline. Ma che è fondamentale, dobbiamo riempire questo con un po' d'acqua. Basta. Prendiamo un po' d'erba, mettiamo questa nel braciere. Eccoci qui. Adesso. Ti stavo spiegando, vedi? Quando ti dico vai, tu tiri fino a quando lo dico io. Fai fino a quando lo dico io. Qualcuno prima di farlo.
faccio tutti quelli che stanno vedendo in questo momento. Fino a quando tiri? Da quando lo dico io. No, fino a quando dico io sto. Ok. Allora, onesto. Tira. Vai. Tira. Oddio, Lucas! Ma cosa? Vabbè, ma è normale, ma io sono. Oddio, questo ti sta impattando. Basta, è già morto. Basta. No, che c'è? Che cazzo di. È stato meglio di 30 anni di domenica. È stato bellissimo. Bellissimo, leggendario. Giucas Casella che fuma un bong di marijuana in un coffee shop di Amsterdam. Chi l'avrebbe mai detto? Dai, cazzo! Ma ti rendi conto? Questo è proprio Tough Life. Questo è proprio Giucas Casella, occhiali da sole, no. Canna, vestito da mago Merlino ad Amsterdam. Mio Dio, ragazzi, idolo. Dovremmo fare una idolo. Maglietta con questo screen. Questo è tra l'altro lo screen perfetto, è vero. Questo è proprio. Se qualcuno fa magliette, questo vi prego, è il ragazzi, nostro appello. Fate una maglietta con questo screen. Un altro paio di spilloni, altri tre bong. Il mago è completamente strafatto. Ed una volta usciti dal coffee, Giucas è libero di vivere il suo trip. Comunque, ragazzi, lo dico, Angelo Duro è un grande, io lo amo. Ma lui fa ancora cose? Io penso che sì, no, bene, da parecchio non lo vedo perché non lo guardo la trasmissione, però ogni tanto se ne esce con delle idee geniali, mi fa piscere sotto risalto. Spilloni, altri tre bong, il mago è completamente strafatto. Ed una volta usciti dal coffee, Giucas è libero di vivere il suo trip. Mio Dio. Mio Dio. Questo è proprio molesto, questo è proprio, capito, quello quando non sai capire. Questa è la persona cazzo. Che quando la vedi in giro per Amsterdam fai madò, che imbarazzo. Mio perché Dio. Si riducono così. Amsterdam è soprattutto il quartiere Luci Rosse, che è poi il quartiere più bello di Amsterdam, è quella zona antica, l'ho già detto ieri o due giorni fa. È pienissimo di italiani e spagnoli in particolare che fanno un casino della miseria, tanto che per un periodo ci fu anche una forma di razzismo lieve nei confronti di questi, insomma, di questi atti pubblici d'amore un po' non voluto, però ci sta. Ah, minchia, ma è vero, aspetta, non so se posso mostrarlo, però cosa? Allora toglilo un attimo dallo schermo. Vabbè, no, sono coperte. Io spero che non si veda. Mio Dio, ragazzi, come vabbè, devo fare? Po'. Perché giustamente poi ci sono le vetrine. Vabbè, allora io mi preparo a le mani. Sono pronto. Giucas è incontenibile. Un animale senza più freni inibitori. Ma all'improvviso. Guarda, qual è la mia valigia? Your baggage. No, yeah, this is brand new. We just bought it. Il ricordo della valigia perduta lo ha buttato un po' giù e la fame chimica lo rende nervoso. Sembra strano, non c'ho fame. E questa è la paranoia, questa interviene la paranoia, eccetera, eccetera. Bellissimo. C'ho fame. Adesso mangiamo. Camminiamo, il cotro non si gira. Abbiamo pranzato comunque, già abbiamo mangiato. Cioè. Minchia, 5 ore fa. Il mago è insofferente, così gli concediamo uno spuntino. Tu spicchi italiano? Poco amico. Patatine. Giucas, felice e contento come un bambino, seda la sua fame chimica con patatine e ketchup. Questo è uno dei posti più buoni di Amsterdam, era vicino a Piazza Dam, bellissimo. Decide di condividerne una sola con questo signore, che poi gentilmente lo ringrazia. Cornote, io proprio un culo. Probabilmente qui ad Amsterdam vabbè, sono parole d'affetto. Grazie. E a proposito d'affetto, è arrivata l'ora di cercarne un. Io mi preparo, raga. Wow, No, vabbè, questo posso ancora mostrarlo. Però mi preparo. Come la vuoi trovare tu? Cosa vuoi trovare? Eh? Guardami. No, mi sa questo. Vieni qua, ti faccio vedere che magia fai con me.
Io sono col pollo, sono pronto per levare. Fai un fischio su un tuo. Ma no, ma comunque non avranno fatto vedere niente. Non lo so, perché alla fine è la seconda sera. No, tu. Come, dimmi che ti mangio. Dai, eh. Siamo pure con paesani, vieni. Dove sei? Ma Giucas, nonostante la presunta origine nostrana della signorina, ancora non se la sente. Mio Dio, comunque. Comunque è una carriera tipo sputtanata. Ma tutto perché teme di essere riconosciuto. No, stiamo facendo un cortometraggio. Stiamo vedendo. Signora, lei l'avrebbe mai immaginato che Giucas Casella l'avessimo trovato qui? A Donnine se ne va. Signora, si fa le canne e se ne va a Donnine. E quello mi sembra. Da quando veniamo, vediamo più in televisione. È per quello. Ad Amsterdam. Comunque è un problema. È un virus. È un problema proprio quando è un virus. Evidentemente quando arrivi a una certa età. Mara Vernier soprattutto. Ma al nostro mago non interessa più Mara. Ha scoperto nuovi orizzonti e prova a giocarsi sotto, la carta della popolarità. Ma che bella! Ma se, scusa, l'hai riconosciuto, fagli lo sconto. 900 euro. Come? Mazza. Questa qua è una profitta. Ma il mio mago lui mi deve dare 1000, cazzo. No. Ma se mi trovi un lavoro in trasmissione a Rai non volevo più. Mica sei imprenditrice. Vuole essere raccomandata. Ma imprenditrice. E incredibilmente rinizia a parlare di lavoro. Sempre lo facciamo quando si fa cosa. Li portate nei locali, il cortometraggio. Quando si fa? Oh, però dai, onestamente, comunque sì, si sta divertendo da morire ad Amsterdam. Però è lì con un obiettivo. Lo sa cosa. Una parte del suo cervello continua a dire: io sono qui per lavorare. Cioè, io non stiamo cazzeggiando, io sono qua per lavoro. Comunque, ma Giulio Scudella è ancora vivo? Cazzo, vuoi dire? Certo, sì, non lo so, mi è venuto a dubbio. Ogni tanto qualcuno muore, no? Quando lo senti parlare troppo tempo. Ah, sì. Nella prossima location, dove all'ingresso regalano dei lecca-lecca molto particolari, che però al nostro mago sembrano piacere, assistiamo ad uno spettacolo davvero sensazionale. Mio Dio, raga. Ma è pazzesco. Un luogo che per un mago come lui può essere solo di ispirazione, come nel caso del trucco della lampadina, questa signorina riesce ad accendere così. Mio Dio! Ma l'ha messa là? La lampadina l'ha messa là! Un'altra volta Giucas si dimentica immediatamente del cortometraggio. Ecco ragazzi, momentaneamente dovrete vedere la mia faccia. Amsterdam è ancora leggere tutta la nostra faccia. Pronto Giucas? Ok, possiamo tornare. Al Techno Tuesday. Al Techno come? Mi dissocio assolutamente. Dal Techno Tuesday? I 140 bpm fanno risalire i fumi del bong al mago, una persona distante anni luce dall'uomo serio, pacato e professionale che avevamo incontrato. Dai, poverino, a Roma. Sei stato divertito. Oh, ma io non ho capito perché a una certa età tu non ti devi più divertire. Infatti, sì. Ma sia poi se divertirmi a una certa età, uccidetemi. Cazzo, eri un uomo pacato, eri un professionista, ma sti cazzi, dai, ci stiamo divertendo, affanculo. Uno diventa vecchio quando smette di divertirsi, basta. Quindi, vai, dai. Che vuoi? Oh cazzo, è tutto così. Vabbè. Vabbè. Oh, ragazzi, questo scivola qua, cazzo. Scivola. Questo mi ricorda. Per evitare la tragedia, decidiamo che è meglio portare al più presto il nostro Giucas in branda. E mentre aspettiamo che l'assistente alla regia arrivi a prenderci in macchina, il mago crolla. Tutti gli effetti sembra uno sbandato. Gli chiede di prendere il bong, le offerte ricevute e allontanarsi. La macchina sopraggiunge e in pochi secondi il mago crolla di nuovo. Ha dato tutto. Ma per fortuna ormai la festa è finita. Dai, siamo arrivati alla casa di riposo. Ma come? A Amsterdam, no? Cazzo, mi sembra picchiando con il morto. Attufato nel cervello. Ma vedi che non è finito. Comunque ho visto che avete scritto che ha fatto la stessa cosa con Pupo. Quello di Pupo me lo sono perso. Casomai lo vediamo la settimana prossima. Voglio assolutamente vederlo. Non l'ho mai visto. Questo mi ha fatto pisciare sotto di risate all'epoca. Adam Mister. Giucas, no.
Giucas, dobbiamo girare il corto, Giucas. No, lascia tu in fare. Che infame. No. Adesso è quella fase in cui chiunque ti può toccare, posso fare qualsiasi cosa con te, tanto potrà solo sognare. E dopo avergli gentilmente prestato un pile ad uso pigiama, si mette a letto. Sogni d'oro, Giucas. Forse. Perché questa notte, per il mago, non è ancora finita. Grazie ad una cassa Bluetooth posizionata sotto il suo letto, emetteremo dei suoni come quello che avete appena sentito. Ma perché? Comunque si stanno divertendo da morire. Ma lui poverino, lui sta allo scherzo, però. Cioè lui è il figo. Se si fosse, se si fosse incazzato. Beh, ma come fai a incazzarti dopo un bong? Ah? Come fai a incazzarti dopo, dici, un dopo un bong? Non è, manco se ti picchiano ti incazzi. Non hai le condizioni di incazzarti. Infatti volevo vedere come va a finire. Che sta succedendo? Le brutte intenzioni, la maleducazione. Il mago non capisce bene cosa stia succedendo. È stordito dal sonno e dalla folle notte di Amsterdam. Giucas si rimette a letto, prova a riaddormentarsi, ma per lui stanotte non c'è proprio pace. È la miseria. Dai, no, ma rischia l'infarto. Ma cazzo, quello gli moriva, poveraccio. Cioè, questa è un pochino cattiva, cioè evitabile. Dai. Evitabile. Comunque l'ho fatta un sacco di volte degli amici miei. Però non l'abbiamo ripreso. È successo che l'ho fatto a diversi amici miei. Ma che cos'era? Una sega elettrica? È una sega elettrica finta. Sembra più una che rompi minchia sti qua, minchia è vero. Comunque. Dai. No, obiettivamente poteva morire, cioè io minchia. Mi ricordo delle situazioni nella mia vita in cui stavo così male, in cui pensavo che sarei morta e ero giovane. Infarto e il mio cuore funzionava. Pensa quello di Giucas. Mio Dio. Che notte caccia per Giucas, ma siamo sicuri che domani per lui sarà un giorno migliore. Ma la valigia è arrivata o no? No. Dai, almeno la valigia niente. Guarda il suo sguardo. Dai, non è detto no, la sguardo era tipo. Pensa se fosse successo a te. Neanche l'hanno portato a un negozio a comprare le mutande. Cioè, avrei detto, raga, andatevi a comprare un paio di mutande. Infatti, e una maglietta. Sono Giucas cazzo casella. Sono qua per farvi un cazzo di favore. Andatemi a comprare un paio di mutande. Però vabbè, dai. Cristo, è esattamente quello che faccio con gli amici miei, poi. Però quelli sono amici miei, non so giusto. Mi sarei sentito molto in colpa dopo. E ormai nelle mutande del mago si è probabilmente creato una specie di ecosistema. Così, per distrarlo, gli abbiamo preparato un'ultima sorpresa. Allora, che cos'è? Allora, noi abbiamo prenotato un lancio con il Benji Giusti. Quello che è venuto da sopra, ma a che serve questa cosa? Come a che serve? A dire sono vivo. Beh. Io ci sto, però mi devo concentrare. E certo, è per aiutarlo. Devi essere ragazzi, lui ci sta, lui è un grande. Lui è un cazzo di pirata, non c'è niente da fare. Lo voglio. Cioè, è un grande. Lo voglio come zio. È un grande. Cioè, se tu dici ti faccio fare il salto dal bungee jumping, la prima cosa che dici è. No. Ma che cazzo dici? No. Ve lo dice uno che. Per un milione di miliardi. Ve lo dico, c'è uno che quando l'ha visto si è imposto di farlo proprio perché era una questione di principio, ma me sono pentito. Era una cosa terrificante, però. Mai più, assolutamente mai più. Però lui non ha esitato immediatamente. Idolo, pirata onorario, mi scrive, giustissimo. Centrato, deve essere bendato, certo. Che così potrai dare il meglio, ma capito? Non bendato. Come faccio a vedere? Sono abbastanza sicuro che, non me lo ricordo, però sono abbastanza sicuro che alla fine non lo faranno saltare col bungee jumping, lo sto prendendo per il culo. Però il solo fatto che lui ha detto sì, lo faccio, senza esitazione, automaticamente lo ha elevato a idolo supremo, non fa niente. Ma dov'è che ne butto? Ti butti da. Ponte. È un ponte. Ce l'ha consigliato la proprietaria di casa. Bungee jumping a 900 anni. L'importante è che non ti caghi quando ti lanci. Guarda dov'è. Vedi, guarda il ponte.
Ecco, ma vabbè, come faccio a vedere? Ma avete bellissimo, bendato ermeticamente. Guarda che grande il ponte, è gigante. Sì, il trattore è gigante, è il ponte che è invisibile. Perché non c'è, non c'è mai stato. Abbiamo solo fatto il giro dell'isolato. Perché Giucas non si butterà da un ponte, ma da un tavolino nella veranda di casa nostra. Una messa in scena a cui parteciperanno anche due camperiste che si spacceranno per i gestori del bungee jumping. Qui. No, comunque, allora? Raga, non sto scherzando. Mai. Cioè, già mi dici fare il bungee jumping. Vi ripeto, io l'ho fatto, mi sono cagato in mano. Non lo nascondo, proprio, mi sono proprio cagato in mano. Quindi figurati. E mi sono cagato in mano mentre stavo salendo. Cioè, mentre salivo in realtà era tutto tranquillo. Quando mi hanno fatto girare, ho visto dove cazzo stavo, quanto era profondo. No, mai. Non lo farei cagato mai, in mano mai. Completamente. Me lo sono imposto come cosa da fare prima di morire. L'ho fatto, mo sono felice. Però, se uno mi avesse detto lo fai, però ti devi bendare, non no. Vedi quanto è alto, non vedi quanto, dove, da dove salti, non vedi l'imbragatura, non vedi un cazzo, li avrei mandati tutti a fanculo. È sicuro, è automaticamente il momento in cui morirai, cioè per me quello è il momento della morte, no. Sarei morto dentro. No, zero. E lui non ha avuto alcuna esitazione, ragazzi, lo ripeto, non ha avuto alcuna esitazione. Idolo incontrastato. Cioè, poi la puoi far saltare anche da un gradino, non c'entra niente, non è quello il punto. Il coraggio si vede nell'accettare un cazzo di grande. Hey, you ready? You ready? Are you sure? Come on, come on. Stiamo per salire sul ponticello, eh. That's up. Come on. Attento, eh. Ci sono un altro gradino, un altro. Stai dicendo più semplice da bendato, il cazzo, raga. Fatelo da bendato, poi ne parliamo. Cioè, vi bendano e tu non vedi assolutamente quanto stai salendo, quanto è profondo, non hai assolutamente il controllo della situazione, ti senti assolutamente in preda agli eventi. Non è più bello, è una menzogna, provate a farlo e poi secondo sulla me... Sulla rampa, piano, eh? Che bello qui, oh, ragazzi. Già mi gira la testa, ma no, è troppo... Cosa vuol dire? C'è un paesaggio pazzesco. Ma beh, ti puoi stare zitto però, no? Adesso ti devono imbracare. Un po' paura, allora, ce la sta. C'è il trampolino, metti il piede su. Ma quanto siamo alti? Così per sapere. Abbiamo il bong di Giucas che ci saluta. Michele Giardi, ciao Michele, grandissimo. 100 metri. 200 metri, un bel saltino. Insomma, l'imbracatura deve essere bella stretta. Bella, senti bene? Sì. Le braccia lungo il corpo devono essere. Sì, va bene. Non ha alcun dubbio, vai! Alcuna esitazione, è grande. Qui. E va. E si fa pure male. Mi ha dato una sfrasciagnata in faccia. Sì, sul ma perché gli hanno messo un materasso? Ma che cazzo, come l'avete messo il materasso? Cristo santo! Ma siete pazzi! L'avete ucciso! Perché non hanno messo due materassi? Si è spaccato la testa! Ma non si può fa! Oddio, fai vedere, fallo è vivo! Cosa succede? Oddio, ma c'è la sedia là! No, vabbè, ma... merda! Avete fregato! Che figura di merda un cazzo, Giucas! Ci hai fatto la figura. Sei però un vero uomo, cazzo! Non lo so, è troppo poco spaventato. O è un grande. Non lo so. È una grande poker face. Cioè, cazzo, già il fatto che ti dicono poi vai, tu stai respirando e ci vai. Cioè, raga, io lo vedevo e quello mi ha detto vai tre volte. No. Ho cambiato idea. Riportami giù, ti prego. Cristo. Lui nessuna paura. Idolo. E finisce perché ancora vivo. Che bello. Sono quelle cose che ti fanno. Facciamo il rito allora. Change! Che grandi momenti, che weekend indimenticabili. Sembra passato un anno da quando siamo partiti. Un'avventura ricca di emozioni. La gallina, le ipnosi, il bong da 50 centimetri, la fattanza di Giucas, i balli sfrenati, le vetrine. Ah, che nostalgia, che ricordi. Ricordi indelebili che abbiamo deciso di incidere per sempre. Rilassati, respira. Quando lo dico io. No, non ci credo che questo è vero. No. Oh mio Dio. No, questa è...
Vabbè, questo gliel'hanno concordato. Però dal punto di vista legale, non so che accordo avessero. Cioè, lui avrà firmato il contratto in cui c'era scritto che potete fare di me quello che volete. Perché altrimenti poteva fare causa terrificante. Deve aver firmato un contratto prima. Che cosa fa? Ma è finto adesso questa cosa che fa? No. Non è vero. Guardami. No. Andiamo a cercare su Google. Lo stai insultando, da cornuto. Cornuto. Anche se Giucas in realtà la principessa l'aveva trovata. Mamma mia, mi sto cagando sotto di nuovo. Ma si escono altri capezzoli. Ma come sei tornato su dopo il salto? No, praticamente quando salti col bungee jumping tu fai un bel po' di rimbalzi e vi assicuro che anche i rimbalzi ti fanno cagare sotto. Mamma perché mia. Quando risali rimani, c'è un momento in cui rimani esattamente sospeso e quello è il momento peggiore e poi senti di nuovo che stai facendo così, è bruttissimo. Poi a un certo punto rimani appeso così e loro semplicemente girano la gru o quello che è e ti portano su una pedana che è alzata a livello, insomma. Che ho fatto lì? Ti ricordi di Roxana? Okay, no. Mi ricordo solo il nome. Giucas si ricorda solo il nome, ma per fortuna le cazzo, mi sono appena ricordato cosa succede qua. Cioè? Allora io mi preparo a levare le scene. Escono ancora adesso, stai attento. Sì, mi sa di sì. Allora io mi preparo a levarle. Le nostre telecamere avevano immortalato tutto. Il momento esatto in cui il nostro mago entrava nel castello per salvare la sua principessa. E quindi alla fine Giucas, pur non avendo girato il cortometraggio, ha comunque trovato la sua principessa. Ed ora non riuscirà mai più a dimenticare questo weekend ad Amsterdam. Cazzo. L'hai visto? Sì. Le ho viste, sì. E quindi mi sono salvato proprio in calcio d'angolo in questo caso, ragazzi. E quindi niente. Cosa c'entra il tatuaggio? È perché è indimenticabile, ci siamo, insomma, si è divertito molto. E quindi Amsterdam. Adesso va domenica in a petto nudo. Guarda. Qua. Lo vedi? Amsterdam. Oh, cosa succede? Oh, questa cosa, cancella. Ehi, allo? 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 Forever. Ma che sto bene, ma che mi cazzo che è mio questa cosa? Dai, ti ringiovanisce. Ma che ti ringiovanisce? Hai 10 anni in meno così. No, vabbè, non è basta. Ok, questo è il punto di cui secondo me ha perso coscienza, completamente il controllo di sé, giustamente anche. Mio Dio, qua hanno rotto l'uomo, qua l'essere umano si è completamente spaccato, la sua anima è finita in frantumi, sì. La sua coscienza è completamente distrutta. Ma e vi faccio notare che, non so se l'avete notato, no, dai, comunque non ripeto è l'ovvio, cioè sottolineo l'ovvio, hanno sangue. Scritto Amsterdam, sì. Non Amsterdam, Amsterdam. Mm. Allora io voglio sperare che quello non fosse vero inchiostro. No, secondo me no. Vedi che è pulitissimo per essere appena fatto. Non a me c'è... era così, eh. Ma un po' più di che altro, ti esce. Più che altro, no, a me non è uscito niente. Più che altro non mi sembra che sia, come si dice, gonfio. Capito, messo in lettere. Sì. Secondo me... Però non lo so, mi devo andare a documentare. Comunque, hai 10 anni meno così. E comunque, lui sta comunque flippando. E comunque gli sta da Dio il tatuaggio là, super bella. Sì, da Dio proprio, bello. Anche delle bello. Belle spalle. Guarda, comunque. Guarda che gioca. Fammelo vedere è meglio. È un bell'uomo. Incredibile. Questo è il momento in cui si è rotto, non ce l'ha fatta più. Basta! Tutto quello che c'aveva dentro in tutto questo periodo degli uscito. Tutto quello che abbiamo passato insieme non ci vuole bene. Ed allora non ci rimane che lasciarlo lì, nella sua Amsterdam. Vai, apri la macchina. Dai che tengo chiuso. No, vabbè, sta roba qua no, dai, raga. Ma no, vado. Che infami. Ma poveraccio, ma Cristo.
Sì, dicono era lo stampo del pretatù, sì. Ah, ok. Era quello che ti mettono sopra okay, il trasferire. Ok, ha senso. Che perché se no, cioè, mica... No, ma io, là... Quel tatuaggio dura ore per farlo, cioè, a parte tutto. Lui se ne sarebbe accorto. No, no, ma io pensavo che glielo stessero facendo il tatuaggio, ma non sapeva che stessero scrivendo Amsterdam. È quello il discorso. Che carino. Dai, Giucas, uno di noi. Oh, Giucas, ragazzi. Nel cuore. Giucas, uno di noi, pirata onorario. Idolo indiscusso. Lo vogliamo in trasmissione. Torniamo. Allora, qualcuno mi aveva chiesto se mi poteva fare un cartonato di qualcosa. Mi potreste fare un cartonato, cartonato. Uno a uno di Giucas Casella vestito così da Mago Merlino con un bongo e gli occhiali da sole? Aspetta, ma l'altro giorno invece di che cartonato stavamo parlando? Stavo dicendo che volevo un cartonato di Magalli. 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 Però a sto punto meglio Giucas. Sto pensando seriamente di prendermi un cartonato di Magalli, grandezza 1 a 1, però effettivamente Giucas Casella... Dai, sì, di Giucas ci sta meglio. Sappiamo più cose, quindi ora è nei nostri cuori. Ora è nei nostri cuori. Lo possiamo adottare a casa. Mio Dio. Vabbè, ragazzi, grazie mille per averci fatto compagnia insieme, esserci fatti compagnia insieme. Potremmo invitarla nei viaggi. Minchia, Madonna, invitare Giucas Casella dei viaggi sarebbe una bomba in realtà. Ma quanti anni ha adesso? Io continuo 2000. A pensare che sia morto. 2000 problemi. Anni, cioè tipo... Non abbiamo tanto tempo. Mio Dio. Vabbè. No, comunque, sì, cosa vi dovevo dire? Sì, questa live la ricarico domani probabilmente, mentre domenica faccio una live con sempre con Pier Bruno, l'amico mio, quello che adesso sta a Parigi e che fa ricerca, perché vi volevo raccontare un sacco di cose assurde che abbiamo vissuto durante i viaggi all'estero, in particolare quando mi sono trasferito all'estero, tutti i disagi che dai, magari passo anch'io. Sei pa, perché pure tu hai subito parecchi disagi avendo vissuto tantissimo all'estero. E che vi stavo dicendo? E quindi niente, ci vediamo prestissimo. E c'erano delle altre cose che volevo raccontare, adesso non mi vengono in mente. Io purtroppo sto lavorando a un sacco di progetti e non sto avendo il tempo di finire di fare tutto. Cioè, del tipo, oh, ti è piaciuto il libro? Mi fa piacere. In pratica, mi sto perdendo pure, che non sto capendo più niente. Un caffè. Mi sa che ci abbiamo bisogno di un caffè. Sto lavorando un sacco, dicevo, perché ho dei progetti che non vi posso rivelare. Uno, i video stanno venendo ricaricati su una piattaforma molto famosa, vediamo come cosa succede. Due, sta per uscire una cosa troppo figa su sempre un'altra piattaforma che sto preparando io, ma non ho ancora iniziato, la sto preparando adesso ed è un lavoraccio. Ho anche dei video che stavo preparando sul secondo canale che ho dovuto lasciare un pochino a metà, però ecco, spero di montare durante la notte. In particolare ce n'è uno dedicato al Costa Rica che ho quasi finito, e uno, quello famoso, che l'approfondimento sull'RNA, che dovrei pubblicare sul secondo canale, però è sempre quello il discorso. Sto lavorando a troppi progetti e ora sto chiudendo, non perché abbia, insomma, non mi sia divertito, vorrei continuare per sempre, purtroppo devo tornare a lavorare ed è questo. Comunque ragazzi, grazie mille davvero per aver guardato, ci vediamo domenica, mi raccomando, che ci divertiamo un casino come sempre qui su questi canali, sulla nostra piccola ciurma, su Club Pirata. Grazie mille, un salutazzo a tutti dalla quasi dietista Claudia ed ovviamente da Barba Scura X. Hai svegliato Temo? Spaventata? Io un po' sì. Un po', eh? Ci sta.